La Toscana, con 31 specialità agroalimentari e 58 vini DOP o IGP, è una delle regioni italiane con il maggior numero di prodotti certificati, che peraltro negli ultimi 10 anni hanno registrato un incremento del 70%. Partendo da questo presupposto, la Regione Toscana ha promosso una giornata di lavoro organizzata da Ismea nell'ambito della Rete Rurale Nazionale per stimolare la costruzione di un ecosistema che favorisca ulteriormente lo sviluppo delle produzioni a indicazione geografica e risultati di mercato ancora più significativi. Noi dobbiamo capire come possiamo valorizzare questo affinché il punto di partenza, che è un'indicazione geografica, una denominazione di origine, sia effettivamente messo nelle condizioni di poter esercitare quello sviluppo territoriale di cui abbiamo bisogno. Spesso il riconoscimento dell'indicazione geografica è il punto di partenza di una serie di interventi per il benessere e lo sviluppo territoriale che coinvolge agricoltori, operatori turistici e istituzioni. Spesso si verifica sul nostro territorio che laddove funzionano e funzionano meglio e magari i giovani condividono questo tipo di percorso, si creano dei percorsi virtuosi nei quali non c'è spopolamento, nei quali si crea un'economia che produce reddito, e questo vuol dire anche salvaguardare, mantenere e valorizzare il nostro territorio. Un intervento coordinato nel settore dei prodotti certificati è necessario anche perché a livello comunitario si sta discutendo della PAC, il Piano Agricolo Comune. Dalle prime indicazioni che arrivano dalla PAC c'è una sensibile riduzione sul secondo pilastro. Beh, che vuol dire avere meno attenzioni a una politica regionalizzata. Di questo noi siamo preoccupati.